Le sofferenze fisiche continuavano. Soffriva di una malattia polmonare, una pleurite purulenta. Ma continuavano anche i favori del cielo. La Madonna le apparve più di una volta. E la piccola, quasi con la stessa confidenza e semplicità con cui prima comunicava agli altri due privilegiati della Vergine, le grazie ricevute, le raccontava adesso alla madrina. Un giorno in cui la bambina giaceva nel letto, la superiora andò a visitarla e le disse: «Venga più tardi, madrina, perché adesso sto aspettando la Madonna». E come trasfigurata, guardava fissamente nella direzione donde veniva la Vergine. Sembra che a volte non vedesse la Madonna, ma soltanto un globo luminoso. Questa volta non era come laggiù, ma io sapevo bene che era lei. E lo dimostrava ciò che la bambina diceva dopo quei celesti colloqui, e che c'era molto superiore alla sua istruzione rudimentale. La madrina prese nota religiosamente dei suoi detti più caratteristici, eccone alcuni. I peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati impuri. Verranno certe mode che offenderanno molto nostro Signore. Le persone che servono il Dio non debbono seguire le mode. La Chiesa non ha mode. Nostro Signore è sempre lo stesso. I peccati del mondo sono molto grandi. La Madonna ha detto che nel mondo ci sono molte guerre e discordie. Le guerre non sono altro che castighi per i peccati del mondo. La Madonna non può trattenere il braccio del suo amato figlio sopra il mondo. Bisogna fare penitenza. Se gli uomini si pentono, nostro Signore perdonerà ancora. Ma se non cambiano vita, verrà il castigo. Sembra che la Madonna, nel dire queste cose, si mostrasse triste, perché la piccola aggiungeva: «Povera Madonna, ah, mi fa tanta pena la Madonna, mi fa tanta pena». Se gli uomini sapessero che cos'è l'eternità, come farebbero di tutto per cambiare vita. I medici non hanno luce per guarire i malati, perché non hanno amor di Dio. Se il governo lasciasse in pace la Chiesa e desse la libertà alla santa religione, sarebbe benedetto da Dio. Mia buona madrina, preghi molto per i peccatori. Preghi molto per i sacerdoti, preghi molto per i religiosi, per i governi. I sacerdoti dovrebbero occuparsi soltanto delle cose della Chiesa e delle anime. I sacerdoti debbono essere puri, molto puri. La disubbidienza dei sacerdoti e dei religiosi ai propri superiori e al Santo Padre dispiace molto a nostro Signore. Cara madrina, fugga il lusso, non cerchi la ricchezza. Ami molto la santa povertà e il silenzio. Abbia molta carità anche coi cattivi. Non dica male di nessuno e fugga a quelli che parlano male del prossimo. Abbia molta pazienza, perché la pazienza ci porta in paradiso. La mortificazione e il sacrificio
piacciono molto a Gesù. Io andrei volentieri in convento, ma mi piace ancor più andare presto in cielo. Per essere religiosa è necessario essere molto pura, nell'anima e nel corpo. E tu sai cosa sia essere pura? Le domandava la madrina. Lo so. Essere pura nel corpo vuol dire osservare la castità. Essere pura nell'anima è non fare peccati, non guardare ciò che non si deve guardare, non rubare, non dire bugie, dire sempre la verità, anche se ci costa. Ma chi ti ha insegnato tante cose? Le domandò un giorno la madrina. La Madonna. Alcune però le penso io. Mi piace molto pensare. E veramente non dimostrava quella bambina una scienza del mondo, delle cose di Dio molto superiori alla sua età? E i suoi detti non rivelavano mirabilmente i grandi mali del nostro tempo? Non meno ispirazione e superiore rivelano diverse predizioni fatte da Giacinta in quei giorni, predizioni che si avverano esattamente. Ne citeremo solo due o tre. Un giorno, essendo andata la signora Olimpia di Gesù a visitare la figlia, la superiora le domandò se sarebbe stata contenta che le altre due sorelle di Giacinta, Florinda e Teresa, si facessero religiose. La buona madre rispose: «Dio me ne scampi!» Giacinta non aveva sentito il dialogo. Ciò nonostante, più tardi disse alla madrina: «La Madonna vorrebbe che le mie sorelle si facessero religiose. Mia madre però non vuole. La Madonna perciò verrà tra poco per condurla in paradiso». Infatti, le due sorelle morirono ben presto. Da molto tempo la madre Maria della Purificazione desiderava andare a Fatima, ma sembrava impossibile la realizzazione di questo suo desiderio. Un giorno Giacinta le disse: «La madrina andrà a Fatima, ma soltanto dopo la mia morte». Infatti, la madrina dovette accompagnare la salma della piccola ed in questa occasione poté soddisfare la sua pietà. Due valenti medici la curarono in Lisbona con grande premura e carità cristiana. Giacinta si mostrava piena di gratitudine. Uno di questi la pregò di raccomandarlo alla Madonna quando fosse arrivata in cielo. La piccola rispose di sì, ma il dottore pregasse anche per lei. Poi, fissandolo, aggiunse: «Lei mi seguirà tra poco». La scena si ripeté con l'altro dottore, che raccomandava a se stesso e una figlia alle preghiere della piccola inferma. Giacinta promise e, fissandolo, per qualche istante soggiunse: «Anche loro mi seguiranno, prima sua figlia e poi lei, signor dottore». Tutte e due le predizioni si sono avverate. Frattanto, si era riusciti a far ricoverare la piccola malata all'ospedale per esservi operata. Ella ripeteva alla madrina che la Vergine Santissima le era apparsa di nuovo e le aveva detto che presto sarebbe venuta a prenderla per portarla con sé in paradiso e che l'operazione era inutile. Forse di questa apparizione parla Lucia quando scrive: «Da Lisbona mi ha fatto scrivere che la Vergine Santissima era andata già a visitarla e l'aveva detto l'ora e il giorno in cui sarebbe morta e mi raccomandava di essere molto buona». Ma il medico insisteva e si dovette obbedire.
ancora un sacrificio per la conversione dei peccatori. Tutta la vita della piccola martire era, ormai, un olocausto dolorosissimo. Il giorno 2 febbraio 1920, dopo essersi confessata e comunicata, andò a congedarsi, più con le lacrime che con le parole, dal suo Gesù nascosto, nel tabernacolo della chiesina. Poi, accompagnata dalla madrina, lasciò piangendo amaramente l'ospitale e casa di Nostra Signora di Fatima e si recò all'ospedale. Qui l'ambiente era tanto diverso. La predizione della Madonna e i tetri presentimenti della bambina si avverarono. Sarebbe morta sola, ma non del tutto sola. Due o tre anime caritatevoli che veneravano la veggente e soprattutto la sua buona madrina non l'abbandonarono e tutti i giorni andavano a tenerle compagnia per qualche ora. L'operazione ebbe luogo il 10 di febbraio. A cagione della sua estrema debolezza, non poté essere cloroformizzata. Si fece soltanto l'anestesia locale. Perciò la bimba capiva tutto quanto si faceva. Pianse molto quando si vide spogliata fra le mani dei medici. L'operazione sembrava riuscita perfettamente, ma furono fallaci speranze che presto svanirono. Le avevano tolte due costole della parte sinistra, dove rimase una piaga larga come una mano. I dolori erano spasmodici, soprattutto nel momento della medicatura. Ma la pazienza della piccola martire era ammirabile. Ah, Madonna mia! Ah, Madonna mia! Erano i suoi unici lamenti nei dolori più acuti. Spesso incoraggiava se stessa e gli altri, ripetendo: pazienza! Tutti dobbiamo soffrire per andare in cielo. E nell'intimo del cuore certamente aggiungeva: oh Gesù, tutto per amor vostro e per la conversione dei peccatori. Adesso potrete ben convertire molti peccatori, perché questo sacrificio mi costa tanto. 4 giorni prima di morire, accusando grandi dolori, la madrina l'esortò a soffrire con pazienza, perché ciò sarebbe piaciuto molto al Signore. Il giorno seguente la piccola le rispose: ascolti, madrina, ora non mi lamento più. La Madonna mi è di nuovo apparsa dicendomi che presto verrà a prendermi e mi ha tolto fin d'ora i dolori. Da allora, infatti, non proferì più lamento, né si notò più alcun segno di sofferenza sul suo volto. Quando la madrina passava o si sedeva ai piedi del letto, non lungi dal luogo dove Giacinta diceva di aver visto la Madonna, la veggente esclamava: «Si scosti, madrina, lì c'è stata la Madonna!» E lo stesso faceva quando qualche infermiera passava per quel luogo. Il venerdì 20 febbraio, verso le 18, dichiarò che si sentiva male e domandò gli ultimi sacramenti. Alle 20 fece la sua ultima confessione al parroco della Chiesa degli Angeli e domandò che le si portasse il santo viatico, perché sarebbe morta ben presto. Si credette però che non ci fosse tanta urgenza e il sacerdote si ritirò, promettendo di portarle la Santa Comunione il giorno seguente. Ma poco dopo, alle ore 22:30, la Madre Santissima, adempiendo la sua promessa, venne a prenderla
per condurla in cielo. Giacinta spirava con somma pace, assistita solo dall'infermiera. Aveva 10 anni appena. Iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella per non perdere i nuovi video.